Grazie. Ok, dai. Ok. Ma qui adesso man mano dobbiamo sempre. Allora, siamo nel cortile retrostante la chiesa di San Narciso a Serbariu. Stiamo vedendo l'artista Deborah Diana che sta realizzando per l'abitato, per la frazione di Serbariu, un'opera. Si tratta stavolta di uno stencil, la terza opera che realizza negli ultimi anni per il comune. Deborah vive fuori dalla Sardegna, vive a Roma, se non mi sbaglio, dove si occupa, si è sempre occupata di tutt'altro che di pittura, anche se ha sempre avuto una passione, fin da quando era piccola, per l'arte. Com'è nata questa tua passione, Deborah? Trasmessa dal mio insegnante Stefano Cherchi quando era alle medie. Mi è sempre piaciuto, viaggiando, andare alle mostre, ho sempre avuto curiosità, sono stata sempre curiosa di ogni forma d'arte. La più bella forse in assoluto è quella dei bambini, i disegni dei bambini sono per me i disegni più belli che ci siano. Ho capito, hai realizzato anche dei murales, come ti sei avvicinata invece a questa forma d'arte in particolare? Mi sono innamorata dei murales quando sono stata a Orgosolo, è stata una folgorazione, è stato molto bello vedere questo paese che comunque piccolo, comunque nell'entroterra, eppure così meravigliosamente colorato, accogliente, la gente, i colori e tutti questi disegni. Era un paese come un paese uscito da una favola. Ho capito. Mentre l'opera a cui stai lavorando in questo momento è uno stencil, ma di che si tratta? Cosa stai ritraendo? Anzi, faccio anche spazio in modo che si possa vedere. Il tema è il pane. È stato commissionato dal comitato organizzativo della festa di Serbariu, che si terrà il 6, 7, 8 e 9. Ci sarà un convegno sul pane, sappiamo l'importanza che il pane ha avuto in Sardegna da sempre, lo dimostra ad esempio i tipi di pane, qua non so quanti tipi di pane esistono, e quindi niente, si parlerà del pane e questo onora, è un pannello che ho fatto per onorare il pane e l'importanza che ha. In tutte le opere di Deborah, in tutte le opere realizzate qua a Serbariu, c'è un richiamo a quella che è la memoria storica del territorio. Sono riprese diverse scene della vita tradizionale quotidiana del paese. Deborah, dicevo, è proprio originaria di Serbariu, ma se dovessi raccontarci chi è Deborah Diana? Deborah Diana è un'artigiana al servizio delle persone che metto quello che so fare, quel poco che so fare, sperando di produrre qualcosa che sia utile agli altri, ad abbellire o non so,
Che serva a qualcosa, anche semplicemente un'emozione, che susciti un'emozione in qualcuno di gioia, di contentezza, e questo mi gratifica, è per me la ricompensa più importante. Deborah sta lasciando un segno tangibile qua nel territorio, nell'abitato di Serbariu, ma so che ha anche altri progetti per i paesi del territorio, dove effettivamente l'arte del murale, dello stencil, è poco sviluppata. Lei diceva che la sua passione nasce ad Orgosolo. Insomma, tante persone sono rivolte a te già per avere dei lavori nel futuro. Però mi pare di aver capito sempre nel mese di agosto, quando sei qua in vacanza. Sì, ho fatto durante l'ultimo murales, il fisarmonicista in via Lubiana numero 26, ho avuto la fortuna di venire a contatto con tanta gente e ho scoperto che erano molto interessati a trasformare in qualche modo ognuno con un tassello minuscolo, però con la parete esterna della propria casa, nei paesi del circondario dell'Interland. Teresèo, Narcao, Nugis, mi hanno chiesto almeno una 25 persone di fare murales da loro. Sarebbe per me un onore poterlo fare, solo che io vengo qua una volta all'anno, nel mese di agosto, e quindi dicevo sempre: allora, io faccio un murales all'anno, lei è la 20ª persona che me lo chiede, quindi fra 20 anni farò il suo murales. Quindi ci mettevano a ridere, dicevano: ma potrei essere morto fra 20 anni, non va bene così, ti prego, fammelo l'anno prossimo. Dovrei venire qua, mi piacerebbe, per esempio, il sogno sarebbe venire qua ad abitare, poter campare ovviamente con magari una scuola dove insegni a fare i murales, perché da sola non so quanta, avrei bisogno sicuramente di collaborazione, formare delle persone, tipo anche bambini, adolescenti, adulti, e fare tante cose nel circondario. Questo sarebbe un bel sogno, magari un po' piccolo, un po' così molto personale, però mi piacerebbe tanto. Che poi Pinamon, Pilloni, cioè il murales in Sardegna si sta diffondendo, non lo devo io, cioè tutti sanno sicuramente che cosa, da Orgosolo si è sviluppato tantissimo questa forma d'arte, dove non c'è bisogno di pagare un biglietto per entrare, ma è godibile a tutti. E quindi è bello come messaggio per me. Sì, ci spiega un po' la tua tecnica? Allora, questo è lo stencil. Gli altri murales, la donna che ricama, la cestinaia e il fisarmonicista, sono fatti tutti a mano, e quindi come si fa un quadro, per esempio. Questa invece è una tecnica diversa. Ho disegnato le immagini su della carta. Poi ho intagliato col taglierino le zone in ombra, per esempio queste. E, ho poggiato la carta intagliata, tutta traforata, e poi ho spruzzato con uno spray e ho ottenuto questo. Il lavoro in questo caso è molto semplice nella realizzazione con lo spray, ma molto difficile quello precedente, cioè del disegno, dell'intaglio, eccetera. Mentre gli altri murales sono tutti a mano libera. Qui è più vincolato perché a seconda di come intaglio viene più o meno preciso il disegno. Invece a mano libera ovviamente è come fare un quadro, però su un muro e su grosse dimensioni. Grazie Deborah. Allora, è qui con noi anche l'assessore comunale alla cultura Loriana Pizzalis, che è molto incuriosita dal lavoro che sta, prego Loriana, che sta realizzando Deborah. Sì, sono veramente rimasta incuriosita e positivamente impressionata da questa disponibilità di Deborah, che ringrazio davvero a nome di tutta l'amministrazione comunale, perché secondo noi dobbiamo valorizzare queste forme d'arte e soprattutto i nostri giovani che si impegnano per la città. Questo è un impegno per la città.
Così come Deborah si impegna per la città, l'amministrazione comunale, soprattutto l'assessorata alla cultura, intende impegnarsi per valorizzare i murales di Deborah. Adesso vediamo che cosa riusciremo a fare. Io brava. Essere... È un'idea, esatto, è un'idea di valorizzare intanto con monumenti aperti, esatto. Vediamo un po' che cosa potrà saltare fuori, si potranno adottare i murales di Deborah, devo dire. Però, per esempio, anche la suggestione che Deborah ha suggerito in questo momento, cioè di una eventuale scuola in cui i giovani possano partecipare ai murales, si possano proporre iniziative di questo tipo, credo che sia una strada che possiamo percorrere. Noi ti ringraziamo. Grazie. Io ti ringrazio davvero personalmente, perché ho visto i tuoi murales l'anno scorso, sono rimasta veramente affascinata, e questo è bellissimo. Lo stesso, mi farebbe piacere se si riprendesse anche lo stencil, perché è veramente interessante questa tecnica, anche proprio per capire come funziona. Grazie ancora. Grazie a voi tutti quanti, grazie alle persone che poi vedranno il video.